qua per parlare della musica dal vivo che fa bene a chi la vive in piazza, una festa, un rito collettivo liberatorio di cui abbiamo bisogno dopo tutti questi anni. Fedez e J-Ax, scatenando una caterva di commenti sui social, hanno anticipato che si tratta di un regalo per la città di Milano. Love Me, un grande festival fortemente voluto da Fedez, un concertone gratuito in Piazza Duomo che si terrà il 28 giugno alle 18.30 che verrà trasmesso in esclusiva su Italia 1. L'idea di poter fare, di regalare alla mia città un qualcosa di gratuito, di totalmente gratuito, mi sembrava una bella cosa. Ovviamente il main event Fedez e J-Ax che si riuniscono. Ribadisco il ringraziamento ad Alessandro, perché davvero avere noi due che cantiamo in un evento così è sicuramente è un valore aggiunto, e non è scontato che dopo 4 anni di silenzio tra me e lui ci sia stata questa adesione da parte sua, quindi è fondamentale la sua partecipazione e per questo gli dico grazie. Il reunio con Fede non dipende dal concerto, non è neanche dipeso dalla sua malattia, perché la vita ha voluto che noi ci siamo sentiti prima che gli fosse diagnosticato, e io sono la prima persona che lui ha visto uscito dall'ospedale, perché ci eravamo dati appuntamento. La cosa è, ragazzi, vi diciamo esattamente com'è andata: ci siamo sentiti al telefono per 6 ore, sì. No, ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire. Credo che per me, dal mio punto di vista, erano passati abbastanza anni per poter parlare di determinate cose senza che facessero più male. Ringrazio Ale di essere qui, perché non avrebbe assunto la connotazione che oggi ha questo evento se non avesse accettato di farlo, quindi è stata fondamentale la sua adesione a questo evento. Sì, ci saranno canzoni nuove, non sarà una canzone nuova insieme, e sarà... potevo dire? No, sì. Ah, ok. Cioè sì, nel senso, ognuno adesso porta... Adesso Luca Guida dalla Sony è svenuto. Ognuno porta i suoi rispettivi singoli estivi che non sono insieme. Lui fa un featuring con un altro artista. Io faccio featuring con un altro artista, e quindi siccome Federico faceva il suo pezzo nuovo, io faccio questo pezzo che tra l'altro non è mio. Quindi questa conferenza stampa per me è molto utile per esortare brand, sponsor, aziende ad aderire a questa iniziativa. Il sogno sarebbe poter dire abbiamo raccolto tutto quello che serviva. A me piacerebbe arrivare a raggiungere quell'obiettivo. È difficile, ma ci voglio credere. Ecco,